Bene, benvenuti a questo primo laboratorio di Wikidata per principianti, che sarà guidato da Claudio. Non ho molto da dire, abbiamo molto da fare, quindi passo direttamente la parola a lui. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io per chi non mi conosce, mi chiamo Claudio Forziati, sono un bibliotecario, lavoro in una minuscola biblioteca specializzata dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e sono un editor di Wikidata più o meno dalla fine del 2019, diciamo un anno dopo aver cominciato a contribuire ai progetti Wikimedia. Quindi, come diceva Carlo, oggi sarà un incontro pratico, quindi non ci sarà una formazione più o meno frontale come negli incontri precedenti, ma diciamo, inizierò facendovi vedere qualche piccolo edit. Ci limiteremo appunto a delle cose abbastanza semplici per questa volta, poi nelle prossime working hour ci saranno delle modifiche un po' più elaborate. Quando anche un po' tutti avrete preso maggiore confidenza. Quindi mi scuso con quelli che hanno già un po' di esperienza su Wikidata e stanno partecipando, però dovrò fare degli edit molto, molto semplici per rendere la cosa facilmente comprensibile. Io inizierei subito condividendo lo schermo e partendo da alcuni esempi che ho preparato per voi. Datemi un secondo. Ok. Riuscite a vedere il mio schermo? Ok. Allora, una cosa che vorrei chiedervi di fare, innanzitutto, do per scontato che tutti quanti avete creato un account su Wikidata, perché altrimenti insomma è un po' complicato, cioè non potete lavorarci a meno che non lo create al momento, però spero che l'abbiate fatto tutti. Una cosa che vorrei chiedervi di fare, poi vi metterò in chat diciamo, i link diciamo, per arrivare agli esempi e alle liste su cui lavoreremo oggi pomeriggio. Quello di iscrivervi, se riesco a cambiare scheda, su questa dashboard. Questa dashboard, ok, già avete il link in chat. Questa dashboard ci serve diciamo, aggregare dei dati per avere delle statistiche, delle metriche di quanto viene fatto nelle working hour, che ovviamente c'è molto di aiuto per capire se stiamo lavorando bene o meno. Io partirei subito facendovi vedere qualche esempio. Saranno degli esempi, come vi dicevo, molto molto semplici. Cioè andremo a inserire delle informazioni assenti in alcuni elementi di esempio in Wikidata e proveremo a creare anche un elemento da zero. Per facilitarvi, diciamo, il compito, vi metto in chat anche la pagina da cui sto partendo, che è una bozza che ho creato, diciamo, nel mio diciamo, è una sottopagina della mia pagina utente. Da questa pagina potrete vedere sia le liste su cui lavoreremo. Dice pagina non trovata, dice Carla in chat, intendi della dashboard? Bisogna aggiungere una parentesi tonda alla fine, dopo 22, perché non è compresa nel link l'ultima parentesi nell'indirizzo della dashboard. Finisce con 22 e bisogna chiudere la parentesi tonda. Ok. Allora, io ritorno ai nostri esempi. Allora, parto da questo elemento qui.
sono esempi che ho preparato, quindi non, poi magari su qualcuno dei successivi, sulle liste, lavorerò un po' a braccio insieme a voi. Questo è per farvi vedere delle cose specifiche. Allora, su questo elemento manca un'informazione che è molto importante, a cui possiamo risalire attraverso alcune delle fonti che sono nell'item. L'item è questo. Allora, innanzitutto, una cosa che noterete è che, diciamo, la mia skin, diciamo, di Wikidata è un po' diversa dalla vostra. Non è niente di particolare. Questa è una personalizzazione di cui sentirete parlare in uno dei prossimi incontri, che sarà dedicato specificamente alle preferenze e all'uso di alcuni script che servono per lavorare su Wikidata. Quindi, diciamo, le informazioni che vedrete sostanzialmente sono le stesse, diciamo, cambia solo la skin. Allora, come faccio a inserire le informazioni? Ovviamente devo avere una fonte per poter avere un'informazione di qualità. Posso vedere fra i vari riferimenti che ci sono all'interno dell'item se trovo qualcosa che mi fa risalire all'informazione occupazione, oppure semplicemente posso usare alcuni strumenti che utilizzo normalmente. Ovviamente posso anche fare una ricerca sul motore di ricerca generico che utilizzo, oppure posso usare delle fonti che magari utilizzo frequentemente per questo tipo di informazioni. Una di quelle che utilizzo più frequentemente io, non so voi, scusate un attimo, perché è il catalogo della BNF, in cui oltre a delle informazioni strettamente biografiche ho anche spesso delle informazioni che riguardano diciamo la professione e delle fonti su cui posso lavorare per arricchire il mio elemento. Tornando al mio elemento, ho visto che sostanzialmente la sua occupazione è quella di architetto. A questa informazione io posso, come avete visto, diciamo, l'inserimento dell'informazione in sé non è complessa. Questa è una cosa che vi ha fatto vedere anche Camillo nei due scorsi incontri. È veramente banale fare una modifica su Wikidata. La mia informazione però io posso, e anzi è utile che io la arricchisca. Come posso arricchirla? Aggiungendo qualificatori o riferimenti. Qualificatori ovviamente sono delle informazioni di contesto. Ad esempio, per esempio posso dire riguardo ad una proprietà che riguarda la scuola frequentata, quando ho iniziato e quando ho finito, diciamo, di frequentare quella scuola. Comunque lo vedremo fra un po' come funzionano i qualificatori. Il riferimento ovviamente sono le mie fonti. Qual è il modo migliore di aggiungere questi riferimenti? Lo posso fare in diversi modi. Uno dei modi è aggiungere l'indirizzo, diciamo, l'indirizzo web della mia fonte. Ma quando si tratta di informazioni che riguardano una proprietà relativa ad un identificatore appunto di cui è stata creata una proprietà dentro Wikidata, il modo migliore per inserire questo riferimento è fonte dell'affermazione dovrebbe essere così, BNF dovrebbe essere così, la mia fonte è questa, il catalogo generale della Biblioteca Nazionale di Francia. Il mio identificativo lo vado a prendere, se ci riesco, perché, vabbè, faccio così perché purtroppo ho poca pratica con le barre di strumenti di Zoom. Il mio identificativo è questo. Ok? Come faccio a sapere che questo? Vabbè, innanzitutto io sono partito proprio da questo valore, se vi ricordate, per andare a pescare quella pagina web. Se voglio sapere come funziona e quale parte, diciamo, dell'indirizzo mi serve da usare come identificativo, non devo fare altro che andare sull'elemento proprietà. Lo vedremo fra un momento.
Oltre a questo aggiungo anche la data di consultazione. Oggi è il 6 ottobre 2021. Ok. Questo è il modo in cui si mostra, diciamo, il riferimento, sia il valore sia il riferimento che ho inserito. Perché è, Carlo, scusa, attenzione alla data che si è girata. Ah, scusami, hai ragione. Hai ragione. Ok. Perfetto. Ok. Perché mi dà un errore? Perché è futuro. Oh, mamma mia. Ok. Sì, giustamente, scusatemi. Stupidamente mi ero scordato di questo aspetto. Ok. Grazie. Grazie a te. Quindi, il modo migliore per reinserire un riferimento in Wikidata per un'affermazione è questo, quando abbiamo una proprietà che riguarda quell'affermazione. Come faccio a sapere il modo migliore per scrivere l'identificativo? Diciamo che tendenzialmente, appunto, posso guardare nell'elemento, oppure semplicemente mi vado a guardare la proprietà. La proprietà mi darà adesso degli elementi di esempio per l'uso della proprietà, e questo è il modo in cui viene usato l'identificatore. Ok, passiamo, non so se sono stato poco chiaro, troppo veloce, me lo dite, insomma, interrompetemi, perché non riesco a vedere la chat, quindi me lo fate sapere voi. Io direi di andare avanti sul secondo esempio, che è anch'esso un esempio abbastanza semplice. È un esempio in cui mancano le etichette in italiano e in altre lingue, e in cui Wikidata ci segnala che c'è qualcosa che non va in alcuni statement, in alcune affermazioni. Allora, innanzitutto modifico l'etichetta. Tutti questi elementi li ho scelti sulla base di alcune query, diciamo, che ho fatto. Come si fanno le query Sparkle, che ci aiutano, diciamo, a generare delle liste e a interrogare in generale Wikidata, lo vedrete, diciamo, in una fase un po' più avanzata. Qualcuna la potete vedere anche dalle liste di oggi pomeriggio. Eventualmente possiamo provare a spiegarle. Allora, faccio la mia modifica. Innanzitutto aggiungo l'etichetta, la aggiungo anche in altre lingue che ho scelto. Come ho scelto le lingue, ve l'ha fatto vedere in realtà Camillo l'altra volta, ve lo ripeto molto velocemente, cioè perché mi escono queste lingue qui di preset, diciamo, ve l'ho fatto vedere Camillo e lo vediamo di nuovo. In realtà sono quelle che io ho dichiarato che sono delle lingue che conosco, cioè pagina utente ho un Babel, diciamo, questo info box in cui dico quali sono le lingue che conosco meno, a cui sono interessato. Quindi Wikidata, diciamo, si comporta in modo da mostrarmi come etichette questo box con quelle lingue. Io posso vedere attraverso invece questo pulsante quali sono tutte le altre lingue inserite. Ok? Allora, fra le altre cose, oltre all'etichetta, ci manca anche la descrizione. La descrizione ci arriviamo fra un attimo, perché c'è una descrizione qui, vedete, che è un po' strana, a dire la verità, nel senso che io poi, approfondendo un po' di fonti su questa persona, a dire la verità, ho sempre trovato che è un entomologo, non anche lawyer, diciamo, però comunque vedremo come comportarci. Allora, ci mancano delle etichette e le abbiamo aggiunte. C'è una cosa strana sul luogo di nascita. Vedete, Wikidata mi segnala, mi dà dei suggerimenti, più che altro in questo caso, quando vedete questa bandierina. Dice: le dichiarazioni per il luogo di nascita dovrebbe avere almeno un riferimento. Essendo un, vedete, per esempio,
In quest'altro caso c'è, anche se in una forma, a dire la verità, che ci aiuta poco, nel senso che è un riferimento valido, però per esempio quando dobbiamo fare una query è un po' più complessa farla partendo da un riferimento che ha questa forma, piuttosto che da una fonte dell'affermazione e da un identificatore. In ogni caso possiamo, ad esempio, possiamo in ogni caso aggiungere altri riferimenti, non è che ci dobbiamo limitare in questo, cioè non, anzi assolutamente, non c'è scritto da nessuna parte che per quell'affermazione non possiamo trovare più fonti e non possiamo dichiararle in Wikidata. Per questa fonte stranamente non c'è. Allora, essendo appunto un entomologo, una fonte, e mi è capitato di lavorarci per un piccolo progetto con la biblioteca di area agraria dell'Università degli Studi di Napoli, è questa qui, questo identificatore, questa fonte che Biographies of the Entomologist of the World, ve la apro in un'altra scheda, e mi dice qual è il luogo di nascita. Quindi posso andare tranquilla, e mi dice anche quali sono le altre informazioni, quindi posso andare tranquillamente a diciamo aggiungere il mio valore, questo qua lo prendo qua stavolta, nelle affermazioni, cioè nei riferimenti che aggiungo alle affermazioni, sia problematiche sia ad esempio sulle altre proprietà dove ci sono già riferimenti. In questo caso, ad esempio, vado su aggiungi riferimento, la mia fonte dell'affermazione è si chiama esattamente di entomologist, giustamente. Ok, aggiungo l'identificatore che lo va a prendere da qua. Potrei tranquillamente prenderlo dalla URL, ma come ho detto, ho qualche difficoltà a passare fra una scheda e l'altro con i controlli di zoom davanti, e proviamo a non fare lo stesso errore di prima. Ok? E sta. Quindi, come vedete, anche senza ricaricare, diciamo, l'errore che mi dava prima, la segnalazione che mi dava prima, adesso non me la dà più. Esiste, e lo vedrete, diciamo, un gadget che, diciamo, è un gadget che ci serve a spostare, diciamo, a ricopiare quella referenza che ho utilizzato per quell'affermazione in quella proprietà in tutte le altre dove è utile. In ogni caso, giusto per mostrarvelo, posso... io direi che appunto il gadget è bello farlo vedere, se Stefano in particolare è d'accordo, Stefano e Carlo sono d'accordo, in un altro caso, perché mi sembra più adatto, questo è giusto per farvi vedere che l'affermazione, cioè il riferimento, cioè possiamo avere più di un riferimento in una, per un'affermazione, che è una cosa banale, però meglio dirlo. E voilà. E quindi abbiamo due riferimenti per questa affermazione. Come vedete, appunto, non abbiamo più avvisi, almeno non mi sembra. Vediamo ancora. È una buona cosa, in generale, quando abbiamo degli avvisi nell'item, cercare di capire come risolverli. Io a questo punto, avendo le date di nascita e di morte e sapendo che stiamo parlando di un entomologo, io a questo punto mi andrei anche a mettere
2016, mi pare. Sì. Mi andrei a mettere anche una descrizione in italiano che comunque ci può essere utile se usiamo appunto Wikidata in italiano e anche quando generiamo delle liste o esportiamo l'elemento se lo utilizziamo in un database esterno. Ci sono domande su questo item? Su quello che ho fatto su questo item? Io avrei una domanda. Sì. Nel caso in cui la fonte di riferimento non sia un elemento online, esempio un libro che non si trova più, che esiste soltanto in forma fisica, quello lì come... Allora, una soluzione potrebbe essere creare un item di Wikidata di quel libro. Così lo posso dire, lo posso dare come affermazione. Cioè, nel senso che il mio riferimento è la mia fonte dell'affermazione diventa quel volume che è solo cartaceo. Altrimenti, diciamo, questo è un punto dove io non posso inserire delle informazioni, diciamo, di tipo literal, quindi non devo riferirmi per forza ad un'altra o ad una URL o ad un altro elemento di Wikidata come fonte dell'affermazione. Okay, grazie. Scusate, sempre su questa domanda. Una domanda, pure io. E se fosse un documento d'archivio all'interno di un fascicolo? Allora, è una condizione in cui non mi sono mai trovato. Diciamo, potremmo fare riferimento al... credo che esiste... No, non mi ricordo come si chiama, mi viene in mente si usa, non ne sono certo, però... diciamo all'unità archivistica. Cioè, anche se non, diciamo, al documento preciso. In ogni caso, nessuno ci vieta di creare un elemento che riguarda un singolo documento, solo che temo che per una questione di rilevanza quell'elemento documento debba essere collegato ad un elemento contenitore, diciamo, per cui quindi essere collegato appunto a ciò che lo contiene, che sia un fondo archivistico o una parte del fondo archivistico. Cioè non c'è una cosa che come dire, ci impedisce di creare un elemento, dobbiamo fare sempre i conti con la notability Wikidata, diciamo che. Ma adesso sono Elena, posso fare una non so, domanda anch'io sulle fonti archivistiche, perché era venuta fuori in un incontro che avevo seguito. Certo che per Wikipedia le fonti archivistiche non sono ammesse, perché no. E invece in Wikidata secondo te sì? Cioè se io creo l'elemento del fascicolo d'archivio poi lo uso come riferimento? Sì, è possibile, per il semplice motivo che dentro Wikipedia stiamo parlando di una fonte secondaria o terziaria, quindi esatto. Sostanzialmente il discorso è che non c'è, se ho la mia fonte è un documento non pubblicato, non va bene, perché Wikipedia sostanzialmente è un'enciclopedia, quindi riporta, rielabora delle robe già pubblicate. Wikidata è differente perché ragiona per entità che e non solo per entità, ma anche per collegamenti. Ora, nessuno, diciamo, ci impedisce di dire che quella è un'entità che è valida per, diciamo, i termini di rilevanza di Wikidata. Aggiungo rispetto a quello che diceva Camillo, non mi ricordo se nella prima o nel secondo incontro, mi pare nel secondo, che però ci deve essere un sistema di collegamenti affinché un elemento che riguarda un singolo documento possa essere rilevante. Solo questo. Quindi io credo che le fonti archivistiche possano essere utilizzate appunto. Poi fra l'altro noi abbiamo uno dei primi progetti di Linked Open Data in Italia, riguardano proprio i materiali archivistici, quindi io, che è il SAN, se non sbaglio, no? Cioè che il database è il SAN, e insomma, ne approfitterei. Tra l'altro c'è stato anche un progetto, se non sbaglio, finanziato da, o di un wikimediano in residenza presso l'ICAR, no? Che ha lavorato sul SAN, quindi ne approfitterei, insomma. Archivistiche... Claudio, metto in chat il link al progetto Wikidata sulla descrizione archivistica per chi è interessato. Ottimo. Non so se vale la pena aggiungere che
questa fonte archivistica dovrebbe essere accessibile al pubblico, cioè verificabile perché l'archivio è aperto. Normalmente noi conosciamo alcuni archivi perché abbiamo quel dato lì perché abbiamo l'archivio tra le mani, è difficile che sia diversamente, no? Però deve essere, a mio parere, poi ditemi se sto sbagliando, comunque aperto al pubblico in modo tale che quel riferimento sia effettivamente utilizzabile. Sì, effettivamente, diciamo, quella sarebbe la precondizione, perché almeno, appunto, specialmente se stiamo parlando di documenti in pubblico dominio, magari una digitalizzazione o comunque, diciamo, non lo so, comunque sì, l'accessibilità dovrebbe essere la prima, diciamo, l'elemento che ci fa decidere di usarlo come fonte rispetto a Wikidata. Certo. Poi possiamo creare l'elemento, diciamo. Posso fare una domanda, Claudio? Sì, sì, certo. O voi tutti? No, la questione era questa, sulle fonti informative, quindi tutto l'elenco che viene aggiunto. Ah, quindi sarebbe una cosa buona che laddove una persona abbia delle competenze specifiche, magari vada in Wikidata a immettere le varie fonti informative? Perché per esempio adesso sto sulla pagina, va bene, sono entrata nella tua pagina dei tuoi esempi della classe, qui su Fabio Cassola trovo alcune fonti informative, ma teoricamente se una persona ha delle competenze dovrebbe inserirne diverse. Perché il grande problema che noi abbiamo, tra virgolette, è proprio questo relativo alle fonti informative, quindi magari io mi sto concentrando più su questo aspetto da inserire piuttosto che su altro. Cioè, intendi, ma intendi sempre rispetto ai riferimenti che io metto su delle affermazioni? Sì, intendi. Magari per te adesso tu hai fatto questi esempi, altre persone hanno delle competenze, no? Nell'ambito della certo. pittura, per cui laddove una persona avesse la competenza nell'ambito della pittura sarebbe buona cosa a contribuire in tal senso? Assolutamente, sì. Ma su Wikidata appunto esiste un repertorio delle fonti informative? Allora, più che altro, diciamo... La pagina dove si mettono tutte? Più no. che altro, non lo so nello specifico, però ti posso dire... allora, devi anche, secondo me, poi ragionare per singoli progetti, cioè nel senso, a seconda di quello che cerchi, probabilmente esiste dentro Wikidata, così come esiste quello che vi ha fatto, vi ha messo in chat Alessandra, che riguarda... riguarda principalmente le fonti archivistiche, ce ne sono altre che riguardano i libri, oppure i periodici, oppure ad esempio singoli settori del sapere come la pittura, o che ne so, in particolare i manoscritti, oppure ne esistono altri, cioè ce ne sono a centinaia, magari possiamo fare una cosa, se ci siete ancora, diciamo, dopo aver fatto un po' di esempi, possiamo vederne qualcuno insieme, se vi va bene, insomma. Io farei giusto qualche esempio, perché altrimenti diventa una cosa che riguarda, cioè, troppo frontale e poco lavorata, mentre questa comunque è una working hour. Secondo me, alla fine, un po' di lavoro su Wikidata lo dobbiamo fare. Se siete d'accordo, io riserverei qualche minuto alla fine per vedere qualcuno di questi progetti. Se ho capito bene la tua domanda, Carlo. Sì, sì, grazie. Però senza problemi, nel rispetto degli altri. Grazie. Ok. Allora, io andrei avanti, nel senso che volevo arrivare a farvi giusto questi altri due esempi prima di presentarvi le liste su cui potete lavorare e poi prima di fare questo ultimo giro sui Wiki Project. Anche il nostro in realtà è un Wiki Project, cioè anche GVMap, diciamo. Allora, passiamo da un umano, diciamo, che è relativamente semplice da descrivere, perché spesso troviamo, almeno per quelli recenti, diciamo, troviamo delle informazioni, a qualcos'altro, in particolare ad una rivista, cioè una rivista scientifica. Allora, innanzitutto vado... allora, la cosa che devo fare su questa rivista in particolare è aggiungere dei qualificatori, ve lo dicevo prima. I qualificatori sono informazioni di contesto cioè che specificano, eccoci qua, che vanno a specificare alcuni aspetti di, in questo caso, di questa rivista. A cosa mi servono in particolare
i qualificatori. Ora andremo a vedere anche, tra l'altro, questo tipo di segnali che ci dà Wikidata all'interno dell'item. Questi qualificatori vanno a specificare alcune cose. In questo caso, essendo una rivista, che cosa succede dentro Wikidata? Che vengono aggregate le informazioni delle varie forme che il periodico ha. Noi forse siamo abituati un po', noi come bibliotecari siamo abituati un po' differentemente, diciamo, nel senso che, per esempio, quando andiamo su ACNP abbiamo ad esempio una scheda informativa, diciamo, di quel periodico, e abbiamo un link alla versione online, a ciò che l'ha preceduto, eccetera. Dentro Wikidata queste informazioni genericamente vengono messe nello stesso item. Questo crea, a causa di, diciamo, dei vincoli che ci sono nell'uso di quella proprietà, che sono dei vincoli che ci servono a mantenere, diciamo, un certo livello di pulizia, diciamo, dei dati, creano delle incongruenze che vediamo Wikidata ci spiega. Cioè ci dice che rispetto all'identificatore relativo ad ACNP di un periodico, così come per ISSN, lo vedete immediatamente sopra, la proprietà dovrebbe avere un singolo valore. Se non ha un singolo valore, devo andare a specificare ad esempio la distribuzione, cioè sostanzialmente qual è quello a stampa e qual è quello online. Se volete lo andiamo a vedere su ACNP. Questo 83652 si riferisce alla versione cartacea, mentre la versione online, se ci fate caso, è proprio esattamente l'altro identificatore. Vediamo che secondo me l'ho perso. Ok. Quindi io non faccio altro che andare a fare una modifica in cui aggiungo un qualificatore e dico che questa è la sua distribuzione è testo a stampa e posso anche farlo, sì, vabbè, faccio così, vediamo che già mi è sparito, diciamo, il segnale di allarme, diciamo, tra virgolette, di Wikidata. In ogni caso è buona norma andare a mettere il qualificatore in tutte e due. Ok, quindi come vedete abbiamo risolto quest'altro tipo di discrepanza, diciamo. Scusa, posso una domanda? Ma la dicitura testo a stampa e pubblicazione online, devo già saperlo che sono le due, o se può mettere qualsiasi? No, allora devi sempre considerare che stiamo parlando di un valore che è un elemento di Wikidata. Cioè non è un literale. Ah, ok, quindi okay. Devo pescarlo. Cioè se avessi messo cartaceo non me lo prendeva, diciamo. Allora, esattamente. Ti faccio vedere, per esempio, l'uso di questo qualificatore con un valore literal, come in ISSN. È molto semplice, vedi? Cioè, il testo a stampa me lo indica, è un valore che è Q1261026, quindi è un valore, che, diciamo, è un elemento di Wikidata. Ok? Mentre questo qua, se ci fa caso, non è un link. È un valore literal. Questo significa che per la proprietà indicato come è previsto, e lo possiamo anche vedere eventualmente, è previsto l'uso di un valore, no? Diciamo di tipo literal, indicato come. Quindi non mi serve, cioè non ho necessità di utilizzare un altro item di Wikidata. Queste sono informazioni che io posso andare comunque a mettere qui, diciamo, non posso arricchire di altri qualificatori proprio per dare maggiori informazioni di contesto. Diciamo, mi accontento del fatto che ci siano almeno per la proprietà ISSN, ma posso ovviamente estendere questa cosa anche ad ACNP. Quindi ci sono delle proprietà che accettano dei valori in forma di literal e non in forma di elemento. Te ne faccio vedere per esempio un'altra che sicuramente c'è, ecco questa qua,
No? Allora, un valore che è molto importante, cioè una proprietà che è molto importante per Wikidata è quella del titolo. Noi mi direte, il titolo io lo metto nell'etichetta, sì, però diciamo per una buona conformazione diciamo, dell'item è utile mettere anche il titolo e la lingua in cui quel titolo esiste. Questo, per esempio, in questa proprietà che è P1476, se ve l'andate a guardare, vi dirà che accetta dei valori literal. Ok, quindi quando lo vediamo se me lo fa vedere, vedete, quando lo vado a scrivere mi dice anche che devo metterci obbligatoriamente una lingua, cioè se io scrivo solo Surgical Oncology non mi accetta il valore. Ok, vediamo se ci sono sempre qui delle altre incongruenze che ci segnala Wikidata. Questo è un tipo di controllo che vi invito a fare perché serve a migliorare la qualità della base di dati sostanzialmente. Come prima, anche qui abbiamo un suggerimento, una cosa un po' meno, diciamo, vincolante rispetto a quello che vedevamo prima. Oddio, vincolante fino a un certo punto, cioè Wikidata di base, anche se non inserite completamente le informazioni, comunque vi dà la possibilità di modificare. Vi avvisa però che c'è qualcosa che non va. Questo è uno dei suoi grandi vantaggi, cioè nel senso che c'è una soglia abbastanza bassa, insomma vi dà la possibilità di inserire i valori delle informazioni, però vi chiede di completarli e vi avvisa direttamente. Qua che cosa mi sta dicendo? Mi dice, ok, tu mi hai messo il sito web ufficiale, però in questa proprietà, sito web ufficiale, mi devi dare anche un qualificatore. Cioè, è un vincolo di questa proprietà, cioè associare anche un qualificatore come lingua dell'opera e del nome. Ok, quindi io non vado a fare altro che... Allora, innanzitutto mi vado a vedere la mia rivista. La rivista, tra l'altro, questo lo dico perché ho visto anche su HNP, è totalmente in inglese, quindi non ho dubbi. Vado a fare questa modifica aggiungendo un qualificatore che è lingua dell'opera e del nome ed è inglese. Come vedete non ho più la segnalazione di Wikidata. Quindi vi invito a fare questo tipo di lavoro ogni volta che ho creato un vostro item, cioè un item direttamente da zero, oppure lavorate su degli item. Io sono già alle 17.38, quindi direi che una cosa, se volete possiamo vedere la creazione di un item da zero, però vi inviterei in ogni caso, per chi già ha un po' di esperienza, a lavorare sulle liste che vi ho preparato. Ve ne faccio vedere giusto una, quella proprio più immediata. Se ci riesco ad arrivare. Ok, no. Guarda un attimo. Allora, facciamo così. Allora, in queste liste, vedete, qualche volta vi ho messo anche l'esercizio da fare, diciamo sostanzialmente, cioè che cosa aggiunge come proprietà e come valore. La lista è questa. Quello che manca in questa lista è l'occupazione. Avendo una fonte come, e stiamo parlando di elementi, quindi umani, no? Nati dopo il 1900, con una voce nel dizionario biografico degli italiani. È molto strano che non si possa vincere da una fonte del genere l'occupazione della, e ho escluso dalla query le situazioni un poco più complesse, diciamo per i religiosi e per i nobili, dove è un po' più difficile definire l'occupazione, ed è molto strano che non ci sia negli elementi. Quindi da questa lista potete facilmente cominciare a fare delle modifiche. Vi invito solo a mettere il vostro nome utente nella colonna user, semplicemente perché così non andate uno sull'altro, quindi magari uno può cominciare dal primo item, un altro dal ventesimo, un altro dal quarantesimo, eccetera. Ok? Vediamo se riesco a tornare velocemente
Orientativamente, quanti sulla base di quanti lavorano, quanti ce ne facciamo? Beh, io direi che potete lavorare su una decina di item a testa, però fate con tutta calma, cioè nel senso chi è al primo edit magari ne fa di meno, insomma, però una decina, una ventina a persona potete penso approcciarli, anche perché è una singola proprietà con un'informazione che dovete andare a prendere nel DB, dove tendenzialmente è abbastanza facilmente rilevabile. A volte è rilevabile anche delle descrizioni quando aprite gli elementi di data. Ok? Io direi che appunto magari per non pestarvi i piedi potete cominciare uno dall'inizio e uno dalla fine. Ci sono più di una lista e le prime sono molto molto semplici, riguardano tutte quante l'occupazione e sono tutte informazioni facilmente rilevabili perché appunto avete il DB oppure ci avete data BNF, cioè il catalogo della BNF. Oppure appunto avete quella che abbiamo visto prima, Entomologist Old World, quindi si tratta di entomologi tendenzialmente. Alcune nelle altre liste mancano le label in varie lingue, insomma, se volete vedere una lista specifica non ci sono problemi. Ovviamente dove dice altre liste vi ho fatto delle query di Wikidata, allo stesso modo si generano delle liste a cui potete partire, semplicemente non potete mettere il vostro nome utente. Vi faccio vedere, però essendo appunto una working hour, tra virgolette, per principianti, allora vi faccio vedere la creazione di un nuovo elemento. Innanzitutto, per creare un nuovo elemento, devo avere una fonte che mi dà le informazioni, anche più di una. Questa volta sono un po', diciamo, devo fare una disclosure, diciamo, uso una fonte del mio Ateneo per creare un elemento su questo docente del mio Ateneo e del mio Dipartimento. È buona norma non usare anche se questo è un sito web ufficiale, comunque usare più di una fonte in ogni caso. Come si crea un nuovo elemento? Allora, è molto molto semplice, nonostante sia semplice è una cosa da fare con estrema attenzione. Perché? Per evitare, prima cosa, di incorrere in una duplicazione. Quindi la prima cosa che devo fare è vedere se in Wikidata esiste quell'elemento che voglio creare. Lo scrivo anche e provo a fare anche una ricerca per vedere con le parole che ho utilizzato questo, diciamo che un po' meno negli umani, però in generale io sinceramente sarà un mio tic, diciamo, ma io lo faccio sempre, cioè faccio non solo per una corrispondenza esatta, ma vado a vedere anche se quelle parole sono contenute nella label di un altro elemento. Una volta che mi sono assicurato che non esiste quell'elemento, non faccio altro che cliccare qui. Ora io appunto ho una skin diversa, però se non sbaglio siamo nello stesso punto. Se me lo confermate, si crea un nuovo elemento. Comunque c'è da qualche parte sulla vostra visualizzazione di Wikidata, cioè crea un nuovo elemento. Lo creo partendo da queste informazioni, cioè dalla lingua che ho di preset, nel mio caso è italiano, quindi aggiungo l'etichetta in italiano, io ovviamente so di cosa si tratta, posso usare come descrizione giurista e docente universitario italiano, ok. Come alias, in questo caso non credo userò nulla, semplicemente perché non c'è un secondo nome puntato, non dalla fonte che ho studiato non evinco, diciamo, altri modi di indicare questa persona. Potrei usare A.Contieri come alias, ma credo che possiamo farne a meno in questo caso. Una volta che ho fatto questo, cioè ho creato un'etichetta, ho creato una descrizione, basta cliccare su crea. Come vedete,
ho creato l'elemento base. Ve l'ho detto, vedrete su questa visualizzazione alcune cose, alcuni script, alcuni gadget che andremo a conoscere in uno dei prossimi incontri. Allora, intanto aggiungo delle informazioni di base, ad esempio di che stiamo parlando. Stiamo parlando di un umano. Di genere maschile, quindi maschio. Allora, prima informazione che possiamo rilevare dalla nostra foto. Andiamo a vedere il curriculum e ci dice, la ingrandisco un poco, che è nato a Napoli il 9 novembre 1954. Quindi, allora, data di nascita è 9 novembre 1954. Ottobre. Oggi sbaglio le date, tutte. Ok. Aggiungo il riferimento. Il mio riferimento in questo caso è una URL, che è questa. Ok. Anzi, in realtà, invece che questa, potrei utilizzare il permalink, che mi pare che sta qui. URL breve. Oh. Ok, consultato il, eccetera. Ok. Allora, luogo di nascita, Napoli. Ovviamente qui mi darà la segnalazione se non vado a completare. Vado un po' avanti perché così vi faccio vedere l'uso di alcune altre proprietà, come ad esempio, appunto, l'occupazione, abbiamo detto, è un giurista. Il prenome, cioè il nome, sostanzialmente, abbiamo detto che è Alfredo. A tutte queste, ovviamente, io posso aggiungere dei riferimenti. Il cognome, vediamo se esiste come elemento di Wikidata. Sì. Il paese di cittadinanza, stiamo parlando di Italia. Allora, un elemento che possiamo utilizzare è una proprietà che possiamo utilizzare è il datore di lavoro. Allora, Napoli. Ok. E possiamo aggiungere anche un'affiliazione, quindi anche in quale a quale dipartimento afferisce. Su questo, ad esempio, possiamo andare ad aggiungere un qualificatore. Perché? Perché scorrendo il suo curriculum ci dice che dal 1 dicembre 2016 al 5 febbraio 2020, eccetera, concorso, eccetera, afferiva al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Ateneo Federiciano, mentre dal 6 febbraio 2020, con procedura di intervento, è in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Quindi possiamo andare a dire data di inizio, abbiamo detto 6 febbraio 2020. Quindi 6 febbraio 2020. Ok. Nessuno ci vieta, però vi dico già appunto che non esiste un elemento per appunto il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Di mettere anche una precedente affiliazione. Ve lo faccio giusto vedere per come si usa. Facciamo finta, vediamo se c'è un altro. Ok, della sapienza c'è. Io a questo punto vado a mettere un qualificatore che mi dice data di inizio
primo dicembre 2016, no, sì, primo dicembre 2016, quindi 2016, e data di fine, a questo punto 5 febbraio, febbraio, controllatemi sulle date perché oggi le sto sbagliando tutte, ok, quindi io posso andare a specificare a quel punto una precedente affiliazione dell'elemento. Ovviamente, o non salvo perché appunto stiamo parlando di un altro dipartimento, quindi non è un'informazione non reale, la mia fonte sarà sempre, quando aggiungo il riferimento, la stessa di prima. Cioè la URL di riferimento è quella che ho copiato prima, ok, consultato il 6 ottobre 2021. Ok, per ora ci siamo limitati a questo tipo di informazioni, quindi di solito appunto biografiche, sull'occupazione, eccetera. Una cosa che però mi interessa fare quando sto parlando di umani, in realtà non solo di umani, però comunque è una cosa utile da fare, è aggiungere degli identificatori da cataloghi di agenzie bibliografiche internazionali, bibliografiche non solo ovviamente. Ovviamente io la prima cosa a cui penso è, mi viene spontaneamente, è il mio share catalog, perché allora voglio aprire, perché è un progetto insomma su cui lavoriamo da un po' di anni, ed è un progetto appunto nato da un consorzio di cui fa parte anche il mio Ateneo. Quindi vado a prendere, guarda, ho sempre problemi con i controlli di Zoom, quindi sapendo che esiste una proprietà che è relativa a share catalog, mi vado a inserire il valore identificativo, che è questo qua. Se ricarichiamo la pagina, vedremo che Wikidata separa, diciamo, gli external link, quindi la parte di link esterni verso degli identificatori presenti in cataloghi fuori dal progetto, da queste altre informazioni tipo anagrafiche, eccetera. Allora, anagrafiche riguardano l'occupazione e altre cose, anche per esempio se ci sono delle onorificenze o altro. Partendo da share catalog posso vedere che ci sono altri identificatori. Share catalog appunto nella costruzione di questa entità sostanzialmente aggrega informazioni anche da altre fonti. Una di queste è il BIAF, quindi io non faccio altro che andarmi a prendere poi questo ID qua. Quindi allora, ve lo dico, io sto inserendo queste informazioni in maniera totalmente manuale, però sono tutte informazioni per le quali, specialmente queste che riguardano identificatori esterni, per le quali si possono utilizzare una marea di gadget. Diciamo, mi sembra un po' improprio farlo in un incontro di base, per cui sono cose che vedremo se ci seguirete, diciamo, nei prossimi incontri, nelle prossime volte. Uno di questi, ad esempio, è Mix and Match, ed è molto interessante come gadget, perché è un gadget che serve proprio a questo, cioè aggiungere identificatori per gli elementi di dati. Ve ne faccio vedere giusto un ultimo, piuttosto recente, che può essere interessante, specialmente per chi lavora per l'università. Un'altra delle proprietà create, diciamo, per Wikidata è quella che riguarda i cataloghi della ricerca, quindi Iris sostanzialmente. Non ci sono tutti, ce ne sono alcuni, fra cui quello dell'Università degli Studi di Napoli, grazie al nostro Camillo. Vediamo.
Ok, abbiamo il nostro professore Quantieri. Come al solito vi faccio questo lavoro di ripulitura alla fine della URL, solo per una questione di comodità mia. Il valore che mi serve è questo qua. Sì. Vediamo se corrisponde, se l'ho incollato male. È lui. Ok. E quindi ho cominciato a creare il mio elemento da zero. Una cosa che vi voglio far vedere, giusto per sul discorso della personalizzazione, forse è una cosa abbastanza semplice. Vedete che alla fine del mio elemento c'è questo piccolo tab che forse non vedete negli elementi come li visualizzate voi in questo momento su Wikidata. Questo tab sostanzialmente mi consente di vedere le proprietà inverse, cioè nel nostro caso, se io vado su Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, mi consente di vedere quali sono le entità presenti in Wikidata che sono affiliate sostanzialmente. Ed è un gadget presettato, diciamo, è uno dei gadget che si possono attivare dalle preferenze. Si va su preferenze, accessori, e si chiama, eccolo qua, related items, cioè che non fa altro che aggiungere un bottone alla fine dell'elemento per mostrare le dichiarazioni inverse sostanzialmente. Ok? Allora, io a questo punto, ormai siamo già alle 6, insomma, se avete domande, se no ne approfitterei per lavorare un po' su questi elementi, su queste liste. Scegliete liberamente. Io mi vado a fare la mia lista, la lista che normalmente vado a pulire su, che riguarda CNP, che è un lungo lavoro. Ci sono domande? Guarda, adesso no, proprio in futuro sì, perché questa storia universitaria mi interessa tantissimo, con Iris poi, quindi magari un'applicazione concreta che possa essere appetibile per la mia università. Quindi prossimamente, non è da questa sera. Va bene, grazie. Claudio, scusami, in chat qualcuno chiede di avere un riepilogo dei passaggi per potersi poi esercitare a casa con più calma, ecco. Sì, sono io, grazie Alessandra, perché appunto sono, per quanto sia registrata insomma sui vari wiki eccetera, però sono nuova diciamo a questo tipo di lavoro, per cui okay. E vorrei appunto poter procedere correttamente. Sono nella pagina giusta e quindi già... Quello è un punto di partenza, però ecco, brevemente se si possono riepilogare i passaggi in modo da poter lavorare. Grazie. Questa? Stiamo parlando di questa pagina qui? Cioè la pagina degli esercizi? Aspetta che ringrandisco perché ho... ecco, sì. Sì, okay. Sì. Allora, semplicemente queste sono delle liste generate attraverso il query service, diciamo, di Wikidata, di base, in cui sono andato a chiedere
quali sono alcune delle informazioni mancanti. Ad esempio, questa di, prendo sempre questa perché è la più immediata, cioè questa non è altro che una lista, allora c'è una pagina README dove mi spiega che cosa devo fare, questa non è altro che una lista di item di Wikidata, di cui questa è l'etichetta, diciamo, e da qui si raggiunge l'item, in cui devo aggiungere l'informazione mancante, che in questo caso è occupazione. Quindi proviamo a farne qualcuno, vediamo questa. Ok. Allora, mi mancano una serie di informazioni. Allora, ho il DB. Quindi mi apro la mia pagina del dizionario biografico degli italiani e vado a vedere che cosa faceva questo. Tendenzialmente stiamo parlando di un medico, no? Da quello che vedo. Andandoci a studiare, probabilmente vinceremo che stiamo parlando di un neurochirurgo. Tumore del sistema nervoso, sì, quindi tendenzialmente stiamo parlando di un neurochirurgo. Quindi io non faccio altro che andare qui e aggiungere, aspetta che lo, e aggiungere l'informazione occupazione la mia fonte, aggiungo un riferimento, la mia fonte dell'affermazione, non è obbligatorio mettercela, però è il dizionario biografico degli italiani, il mio identificativo lo posso rilevare anche da qui. Consultato il 6 ottobre 2008. Eccoci qua. Non so, Luisa, se sono stato... Sì, perfettamente. Sì. Cioè, sono questi, considera che sono... base. Sono esercizi abbastanza di base, che però servono un po' a prendere confidenza. Di base con Wikidata, come vedrai, cioè modificare è molto molto semplice. Questo è il grande vantaggio, a volte anche il grande limite, perché chiaramente, come hai visto prima, fortunatamente appunto c'erano Carla e Stefano che mi hanno subito avvertito. Stavo posso facendo chiederti una cosa anche, certo, io su un caso concreto che forse possiamo dire. Io invece stavo su quelle della BNF. Sì. E sto su Rinaldi. Questo Rinaldi. Senza occupazione? Quelli senza occupazione. Ok. Sì, non vorrei. E su Rinaldi. Aspetta, lo prendo un attimo. Allora, Rinaldi, Massimo Rinaldi. Okay. Per esempio, lì c'è scritto calciatore, ma giusto perché calciatore a 5. Ok? Mm-hmm. Giocatore sì. Di calcio, scusami, di calcio a 5. Poi sono scesa sotto. Sì. Nella BNF, uh-huh. L'ho aperto e mi dice tutt'altro. Possibile, cioè, mi puoi far capire un attimo? Sì, allora. Questo è non è che allora tu vai su BF, ok? Tu non sei andato su BF piuttosto che su BNF? Sì, sì, no, voglio dire una cosa perché giusto voglio chiedere, scusami, un po' di pagine. Ok, stiamo parlando di Massimo Rinaldi storico, giusto? Esatto, perché io sul BNF ho visto un altro, no, perché allora è anche interessante questo. No, questo è molto interessante, cioè tra l'altro appunto stiamo parlando ancora di un'altra cosa. Sì, esatto, quindi per questo mi sono un attimo, in questo caso io vado a correggere. Allora, io in genere faccio in questo modo, devo essere, visto che qua c'è un errore proprio di aggregazione di informazioni, perché se vedi
c'è anche un riferimento a Wikipedia, in modo da capire se, ad esempio, le informazioni del Massimo Rinaldi storico, del Massimo Rinaldi ingegnere, immagino, suppongo, del Massimo Rinaldi calciatore di giocatore di calcio a 5 sono state aggregate nella stessa nello stesso item. Da quello che vedo, sì, però probabilmente esistono, come dire, cioè questa credo che sia poi la condizione più difficile, cioè quando devi spacchettare le informazioni. Ok, quindi me lo sono da un preciso. Singolo elemento. Io immagino che ci siano Bene, sì, no. Quella cosa che io non avevo fatto, quindi di andare intanto a cercare, ecco, questo, esatto, questa era la cosa che tu invece avevi chiarito bene all'inizio. Perché mm-hmm. è l'unico, esatto. l'unica soluzione che hai per spacchettare queste informazioni che sono state evidentemente aggregate male. E riguardo... Quindi in questo caso qui entriamo in una procedura più complessa? Semplicemente vanno eliminate delle informazioni da una parte okay. e riportate nell'elemento specifico. Okay. Fra l'altro io, quando mi è capitato, ovviamente ti capita, però quando mi è capitato poi di lavorare degli elementi di questo genere, mi vado a vedere un po' la cronologia. Uh-huh. Cioè, nel senso, cerco di capire dove è nato il problema e a volte uh-huh. può capitare che questo problema nasce dal lavoro di qualche bot. O di qualche gadget dove cioè, che va ad aggregare appunto sulla base di una come si dice di una cioè di una corrispondenza esatta dell'etichetta una serie di informazioni che sono oggettivamente da disambiguare, nel senso che appartengono a tutt'altro, a tutt'altri soggetti. Quindi l'unica soluzione in questo caso, e poi visto che in questo caso probabilmente se ne sono tre, se non ho capito male, perché il VF mi parla di uno storico, BNF mi parla di un ingegnere e qua mi parla di un calciatore a 5, insomma bisogna fare un attimo di spacchettamento di informazioni. E questo però, per capire una cosa, no? Io ho segnato questo nome nella lista, ma quindi questa è una cosa che faccio o conviene che faccia? No, se vuoi la possiamo cominciare a fare. Io l'unica cosa è che ho qualche problema con questi controlli di Zoom, ma possiamo anche cominciare a vedere quali sono tutti i Massimo Rinaldi in data. Ah, interessante questa cosa. Sarebbe meglio farlo attraverso una query, diciamo, però prima di costruirle va a finire che poi finiamo il nostro incontro, quindi tendenzialmente stiamo parlando di questi qua, autore e doppiatore italiano. Esiste anche su Wikipedia, probabilmente su Wikipedia, una pagina di disambiguazione, che pure mi andrei a vedere giusto per... no? Ingegnere inventore, doppiatore. Io credo che quello a cui faccia riferimento BNF è questo signore qua. Possiamo andare a vedere. Chi era il nostro? Non so se ce l'ho ancora aperto BNF. Vediamo. Non lo sappiamo, però. No, non lo possiamo sapere perché non abbiamo altre informazioni biografiche. Però possiamo andare sempre sul Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Firenze per vedere. Ad esempio. Sarei curioso di sapere il VIAF invece che cosa aggrega, giusto per... Proprio un'altra persona probabilmente. C'è SBN. Altra persona ancora, no? Quindi io credo che a questo punto l'unica cosa da fare è creare un elemento, nel caso appunto ci rendiamo conto che non esiste per il Massimo Rinaldi storico, almeno per il Massimo Rinaldi storico a cui fa riferimento il VIAF e probabilmente anche Cher, da quanto capisco. Se cerco. Vediamo se... Così.
Eh sì, credo di sì. Ma non è anche qua c'è qualcosa che non va. No. Insomma, in questo caso è l'unica soluzione che almeno, cioè che vedo, è un po' come succede appunto in un po' tutti i cataloghi dove delle informazioni, diciamo, vengono aggregate, la parte più difficile è poi riuscire a distinguere i singoli elementi, attività che in questo caso dobbiamo fare un po' manualmente. Non so se... Ci sono altre domande nel frattempo, se no io andare avanti. Claudio, non ci sono domande. Tommaso chiede quando si visualizzano le modifiche fatte su Wikidata nel cruscotto, e ci vorrà un po' di tempo. Però se vuoi puoi ripetere come nei prossimi giorni chi prova a fare delle modifiche può avere aiuto, d'accordo? Può trovare aiuto. Sì. Sì, sì, allora esistono vari modi, vari canali. Sicuramente un canale è abbiamo una chat su Telegram, quindi c'è un canale di Telegram dove vi invito ad iscrivervi per avere aiuto e anche per richiedere delle informazioni. In realtà appunto ci sono, abbiamo vari strumenti. Esiste anche una mailing list a cui penso siate tutti iscritti, che può funzionare insomma tranquillamente anche per diciamo problemi, per insomma indicare dei problemi un poco più complicati. Noi siamo qui, diciamo, facciamo cerchiamo di aiutarvi, diciamo, a prendere confidenza con questo strumento, che vedrete poi nel tempo cioè mi porterà a fare appunto delle cose molto molto più complesse di quello che stiamo vedendo oggi, diciamo. Come ho detto all'inizio, mi scuso con alcuni di voi, nel senso che se ho ripetuto delle cose che avete già visto mi dispiace, però credo che fare delle modifiche di base sia molto importante per lasciare un po' alle spalle diciamo dei timori che si possono avere nel modificare, diciamo, questo tipo di progetti online, considerando appunto che sono progetti collaborativi, che stiamo parlando di dati, quindi appunto non parliamo di linguaggio naturale, e che c'è una media, diciamo non grande, però media comunità, insomma, che ci lavora dietro. Io... Claudio, c'è una domanda in chat, scusa se ti interrompo. Sì, Luigi ha avuto un problema con un identificativo del dizionario biografico italiano che non è riuscito a trovare consultando online il dizionario. Come posso fare a trovarlo? Di quale stiamo parlando, Luigi? Esatto. Luigi, di quale item stiamo parlando? Puoi mettere il numero eventualmente? Stavo cercando il numero nel file Excel, adesso lo recupero. Si tratta di Giovanni Pallini, è l'autore. Okay. Giovanni Pallini, eccolo lì. Allora, vedete che alcuni di questi, ci manca anche la descrizione. Insomma, questo è una cosa che potete modificare, ovviamente. Allora, la cosa che manca quindi è questo, cioè nel senso non ti porta nessuna pagina? No, mi aveva dato come problema il fatto che l'identificativo DB che avevo espresso così in modo veloce come cognome virgola nome non rispetta i criteri formali del sì. Che invece Wikidata vuole. Sì, sì, perché allora se la forma del valore, diciamo, che inserisci come identificativo DB è generalmente questa, ok? Che sarebbe questa parte qui nella URL, cioè quello prima del tratto basso.
sto capendo, non so se ho capito quello che mi stai dicendo, però penso, di sì. Scusami, che ecco, adesso sono riuscito a visualizzare il tuo, quello che stai presentando. Puoi ripetere per favore, Claudio? Allora, se il tuo problema è, diciamo, l'inserimento del valore identificativo, giusto? Ad esempio, come riferimento per un'affermazione che fai, il valore identificativo che richiede la proprietà identificativa di B è questa qua, vedi? Questa che ti sto evidenziando. Ok, ho visto. Se ci fai caso, corrisponde nella URL della pagina di B a questa parte qui, quella immediatamente prima dell'underscore e di parentesi dizionario bibliografico. Ok, ho visto. Quando eventualmente ti trovi davanti a questo tipo di problema, la cosa migliore, cioè almeno io di solito risolvo così, vado sulla proprietà, mi apro la proprietà e vado a vedere gli esempi. Ad esempio, vedi, a volte è espresso anche in maniera differente. Però se ci fai caso, nell'URL di formattazione a questo $1 è la posizione del valore che io devo andare a mettere dentro Wikidata come identificativo, se lo metto come identificativo. Ok. Ok. Poi Claudio, se non sbaglio, c'è anche un gadget che ci permette di inserire poi nella stringa tutto l'URL e poi Wikidata automaticamente riconosce qual è l'identificativo da prendere. Quindi non... Sì, io non l'ho mai usato, però sì, anzi, se ce l'hai sotto mano. Io ce l'ho attivo, non ricordo esattamente come si chiama, però lo faccio. Ok. Sì, perché in effetti l'identificativo è sempre identificatore, identificativo è sempre una parte dell'URL, però poi bisogna andare a vedere quale parte. Sì. Quindi non deve essere espresso, diciamo, in linguaggio naturale, ma così come viene richiesto. Magari... se vuoi lo possiamo far vedere anche ora, oppure lo possiamo riservare per l'incontro sulla personalizzazione? Che dite? Sì, potremmo, sì. Visto che abbiamo sforato il tempo, possiamo riprendere il discorso più avanti. Ok. E poi Stefano osserva che non è un gadget robusto, quindi qualche volta può dare problemi, quindi è meglio che lo presentiamo assieme agli altri. Così sì. Facciamo anche qualche prova. Sì, sì, sì. Allora, io avevo non voglio essere cattivo nei confronti del gadget, ma non sempre mi ha funzionato, quindi ho dovuto abbandonare. È meglio la tecnica tua, almeno per me. Ecco. Sì, la soluzione di Claudio è sicuramente la migliore. Allora, io avevo fatto una promessa a Carla, cioè che quello di far vedere qualche wiki project, giusto? Alla fine. Quindi potrei farvi vedere N.000. Vabbè, ce n'è uno che mi piace molto, fra l'altro, è uno che relativo ad un... però non abbiamo il link. Allora, questo è un wiki project. Un wiki project che cos'è? Diciamo, è una pagina di coordinamento, sostanzialmente un po' come la nostra, insomma quella di GPMAB, in cui diciamo, un gruppo di editor sostanzialmente lavorano ad un progetto comune. Può essere un progetto molto grande, quindi come sostanzialmente definire dal punto di vista proprio del come entità, diciamo, un'opera, o progetti più dedicati, come può essere ad esempio quella di un'università che vuole dare rilevanza, diciamo, al proprio corpo di ricercatori. Questo, per esempio, è il caso di questo progetto, dove sostanzialmente nella pagina di coordinamento vengono messe tutte le proprietà che vengono utilizzate per creare un item relativo a questi ricercatori. Ok, quindi rispetto a quello che dicevi tu, Carla, la professionalità delle persone nel trattare alcuni elementi su Wikidata trova grande spazio, nel senso che Wikidata poi
insomma, Camillo penso che l'ha espresso nella maniera più chiara possibile, è un grande contenitore di informazioni di qualsiasi genere. Molto spesso, appunto, come forse diciamo anche con una visione un po' settoriale, insomma, di Wikidata, noi bibliotecari, archivisti, curatori, diciamo, abbiamo l'idea che sia un progetto dedicato principalmente ai GLAM, ma non è così. Cioè, nel senso che ha grandissimo spazio, diciamo, il patrimonio culturale, i soggetti, diciamo, del patrimonio culturale, perché? Perché ci sono descritte, perché sono, come dire, ci sono entità che riguardano manufatti artistici o appunto opere o esseri umani, ma Wikidata contiene un sacco di informazioni, cioè contiene informazioni appunto di tipo anche accademico, come in questo caso che riguarda le persone, o anche la letteratura scientifica. Contiene informazioni riguardo ad esempio le proteine o altre forme viventi. Quindi non è una cosa necessariamente legata al nostro settore, diciamo, e a quello a cui questo gruppo si dedica. Quindi questa è una cosa, diciamo, a cui dobbiamo pensare, secondo me, è che appunto è una grande knowledge base cross domain, quindi tratta del sapere, quindi in un senso molto, molto ampio. Per cui io credo che, e mi è capitato appunto come esperienza personale, appunto lavorando principalmente proprio su Wikipedia, ma anche poi con dei riflessi in Wikidata, quando ho fatto un piccolo progetto sempre con la Biblioteca di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli, di trattare cose che non riguardavano esclusivamente umani, ma appunto anche oggetti di studio di quel campo del sapere. Per cui, come dire, la competenza su un campo specifico è estremamente benvenuta. Poi, se, e questo credo che sia anche un po' nello scopo di questo gruppo, avete chiunque di voi un progetto specifico da voler sviluppare, ma non sapete esattamente come, o non sapete come muovere i primi passi, perché poi vedrete che acquisendo delle nozioni ci si muove con tranquillità, tra parentesi, in una comunità che è abituata a conversare, per cui è facile scambiare informazioni, noi possiamo assolutamente darvi una mano. Ovviamente il nostro è l'ambito di musei, archivi e biblioteche, quindi su quello, diciamo, possiamo esservi utili. Ok, direi che il tempo è scaduto e ci fermiamo qui, d'accordo? Ci aggiorniamo per la prossima volta. Se avete bisogno, scrivete nella mailing list oppure usate il canale Telegram. Chiedete qualsiasi tipo di aiuto di cui pensate di aver bisogno, non c'è problema. Sappiamo tutti che siete all'inizio e quindi le difficoltà possono essere moltissime e di qualunque tipo. Va bene? Bene. Buona serata a tutti. Buona serata. Buonasera.